Giampaolo Rosso, Arcicomo. Ma più che un intervento è un ringraziamento. Come sapete l'Arci è la casa della Costituzione, come sapete l'Arci è la casa delle sinistre, come sapete l'Arci ovunque e anche a Como ha come principale scopo unire, far convergere le posizioni democratiche in azioni culturali, azioni sociali, azioni politiche. Per questo l'Arci aderisce pienamente al punto di vista dell'AMPI sostenuto da tutti noi in questa manifestazione, che mi piace ricordare perché è stata vittoriosa. È un termine che va usato con parsimonia, però se si impedisce la violazione palese della Costituzione e delle leggi, seppur piccola cosa, non è cosa marginale. Il saluto fascista a Dongo oggi non abbiamo permesso venisse fatto. I militanti del fronte schinese che hanno cercato di colpire Como senza frontiere sono stati condannati. Questi sono piccoli passi per una trasformazione della società che, come diceva qualcuno prima di me, giustamente, deve fare i conti con un fascismo permanente, strisciante e in alcuni momenti montante. Una trasformazione culturale, sociale e politica insieme ci sembra l'unica risposta. Vorrei solo ancora dire brevissimamente che tra le mille cose giustissime che per l'Arci sono obiettivi di lotta e di azione culturale e sociale, ce n'è una che noi vogliamo sottolineare particolarmente. Non casualmente il presidente dell'AMPI nel nostro ultimo Consiglio nazionale è stato accolto da un'ovazione e tutti i consiglieri dell'Arci hanno voluto formare con lui un gruppo di azione concorde. Ebbene, perché Pagliarulo è attaccato? Perché Pagliarulo è contro uno dei nuclei dell'azione fascista? Perché Pagliarulo è contro la guerra, è contro tutte le guerre, è contro la violenza? Perché nessuno più dei partigiani sa cos'è la guerra, sa quali infamie essa porta e capisce che commemorare i morti, persino i morti dell'altra parte, significa lottare contro la guerra. Grazie. Grazie Giampaolo. Allora siamo arrivati alla conclusione di questa protesta. Io continuo a insistere sulla parola protesta.